cos'è stato? Benvenuti a tutti, ragazzi. Io sono GFG e questo è The Last of Us. Allora, andiamo a riprendere da dove abbiamo lasciato, avete sentito? Esattamente proprio dove c'è avvenuta un'esplosione, poco più avanti. Non sappiamo cos'è, non sappiamo cosa l'ha creato. E noi siamo sulle tracce di Tommy, quindi potrebbe essere che si è fatto esplodere, ha fatto esplodere altra gente. Qualcuno va in giro con i bazooka, gli è scappato una dinamite di mano. Non lo so, ragazzi, non lo so. Quindi andiamo a scoprirlo insieme, perché vi ricordo sono in blind, quindi niente, procediamo. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Allora, quali armi abbiamo? Ok. Questo rumore qua avrà attirato gente. Sentito un rumore. Difatti. Un'esplosione del genere ha attirato sicuramente gli infetti. Merda. Sei stato tu, Tommy. Vede. Faccio le mie. Mi hanno sentito lo stesso. Forse mi hanno visto, dai, concediamoglielo. Ehi. No, ho sbagliato. Erano un bel po'. Vabbè, avrei potuto gestirla diversamente, però l'abbiamo fatta così. Ah, vi ricordo come se... Vi ricordo, a parte quello, no? Sì, vi ricordo di nuovo di iscrivervi al mio canale. No, ragazzi, io sto gioco qua, non lo sto giocando di seguito. Voi vedete le puntate di seguito, ma per me passa un casino di tempo tra una puntata e l'altra. E ogni volta riprendere la mano per me è un incubo. Ci metto proprio parecchio, per quello che... Adesso vabbè un po', perché non sto... Ho fatto una cosa furba, ho detto, ogni volta che c'ho un po' di tempo gioco solo a questo, praticamente. Mentre prima portavo anche un altro gioco, stavo finendo, che poi prima o poi lo vedrete anche quello. Però, così non mi sono confuso. Qui è bruciata la casa però, guarda che è fatta bene. Cavolo. Simpatica sta cosa. Comunque, quindi io tutte le volte per prendere confidenza con i tasti, tipo avessi i tasti classici che premi e corre, invece no, corre con uno, corre, sei un po' diverso, ricarica con quello che spremi anche il grilletto, e quindi non mi trovo, ogni tanto mi viene da ricaricare col quadrato. Avete visto che spettacolo, si scioglieva il polso, quello non l'ho ancora visto quel gesto, bella. Allora, ok, qui per favore, non giocare, non riuscivo a leggere bene, non correre, attenzione, no. Ci sono i ragazzini che vanno in giro. Erano quelli lì che correvano. Allora, maledetti. Stalker. Non gli ho dato tanto tempo da... Vediamo un po'. Ok. Questa casa in vendita. Andiamo a visitarla. No. Allora, adesso abbiamo, ragazzi, abbiamo... Come si dice? Le frecce, ma non abbiamo un arco, eh? Qui ci manca il coso per fare il silenziatore, quindi è inutile. Qui ci manca questo. Avremmo potuto gestirla decisamente meglio, però vabbè, dai, ci sta. Intanto. Vediamo qua. Andava forte questo barbecue. Visto che l'ho già trovato da un'altra parte. Poi. Vediamo se ci si può arrampicare da qualche parte. Niente, se possa fruttarci qualcosa, no.
Va bene, procediamo di qua. Sembrerebbe la strada più logica. Anche perché l'esplosione è arrivata laggiù, il fumo nero, stiamo seguendo. Solo che io mi perdo sempre poi. Mi perdo in esplorazioni sempre. Cos'è? Ah, una vasca brutta con l'acqua putrida. Va bene, facciamo così, allo stretto. Sembra proprio l'unica via, eh? Ok, vedete? È lo stesso modello, però questo è più arrugginito. Qua. Ah, ma probabilmente, guarda, erano qua dentro gli altri che non hanno fatto caso quando abbiamo sparato. Però è strano perché comunque ho usato il silenziatore. Vabbè, dai, non importa. Va bene, beh, è un'altra. Ne abbiamo trovate tantissime, ce ne sono tante qualità diverse. Va bene. Introduciamo Sherry. Oh. Aspetta un po'. Ok. Niente. Allora, aspetta, ce ne manca ancora un po' di stracci. Eccolo lì. Al massimo devo aumentare la capacità di sta pistola perché veramente troppi pochi me ne sto portando dietro. Vediamo questo. Potrebbe essere Tommy un indizio o qualcosa? No, come sapevo. Allora, salve, sconti da prendere al volo. Fermatevi, ritardo imperdibile. Presenterò questo compo. Ma dai, ma cosa sto leggendo, ragazzi? Vi sto leggendo le pubblicità? Va bene. Ok, di là c'è il moschito però, eh. Allora, prima di fare qualsiasi altra cosa, ispezioniamo bene questa zona. Qui? Oh, ok. Vediamo questo cos'è. Speriamo sia un indizio e non pubblicità. Ah, ok, Yolanda, boh, ne avevamo già sentito parlare di Yolanda, probabilmente. Ok, Yolanda, mi dispiace, non posso continuare a prendermi cura di Alfie, sì, ok. Avevi ragione sui lupi, si sono rivelati un male peggiore dell'esercito. Quello che non mi aspettavo è la mancanza di unità del quartiere. Hanno visto ciò che i lupi hanno fatto alla mia Sofia e qual è stata la loro prima reazione, provare a rimediare. Avevo diritto di esigere la mia vendetta sui lupi, avrebbero dovuto appoggiarmi, invece mi hanno tradito. Per questo ho iniziato da loro. Ah, ok, qui abbiamo fatto un macello, vero? Li ho avvelenati uno dopo l'altro, non mi dire che adesso ci sono fungini strani. Non per ucciderli, solo per sedarli. Quindi ho trascinato i corpi in un garage invaso dalle spore. Cazzo, lo sapevo. Yuli si è svegliato, abbiamo lottato, sono riuscito a chiuderlo dentro, ma mi ha morso, voilà. Quei tradatori, i trattori, ragazzi, i trattori, quei traditori saranno costretti a guardarsi negli occhi mentre si trasformeranno, partiranno come cani, spero, patiranno come cani. Spero. Mi pensi un poco prima di perdere il senno. Sta succedendo anche a me, ormai non manca molto. Spero che tu abbia trovato la pace lontano da questa città di merda. Ti auguro di non tornare per non vedere questo orrore. In caso contrario, ti chiedo la busa. Ok, va bene. Ho una brutta sensazione. Ha detto garage? Spore?
Dov'è il garage qua? Ok, lo sapeva. C'è qualcosa che non quadra. Oh, cazzo. Sa che è questo? Ah, aspetta un po'. Bene. Qua è tutto sprangato, soffitto non c'è niente, qui c'è qualcosa da suonare, nient'altro, no, niente, la nostra via è quella là, quella che promette male, fammi vedere solo questo, non posso ancora fabbricarlo, ok, anche se questo sì, però non sono sicuro, facciamo che adesso non fabbrico niente finché non si presenterà la situazione. Questo? Oh! Mi avevano toccato, non ci ho fatto caso. Vediamo qua dentro. C'è nessuno? No. Merda! Stronzo, ha fatto vedere un coccolone, ragazzi. Tra l'altro, è mattina per me. Un coccolone così appena sveglio non è sano. Tanto un po'. L'ho chiuso nel garage, ma era questo? Uno? Io mi aspettavo. Ah, magari gli altri erano già usciti. Ecco perché la porta appunto è sfondata dopo un po'. Non ha fatto un buon lavoro effettivamente. Allora, sì, credo che potrebbe essere lui. C'è già tutta la roba che gli esce, quindi qualcosa gli è cresciuto già addosso. Guardate. Allora, prima di prendere l'arco, che fa parte della procedura. Niente, guardiamo intorno, ma non c'è nient'altro, si prende. Vai per l'arco. Ah, era proprio incollato. Bella. Ah, no, obbedire alla Rambo. Fammi vedere un attimo. Allora, munizioni standard per l'arco. Eliminano i nemici in silenzio. Crea due frecce. Punto di fissaggio e lama. Wow. Ok. Così siamo tranquilli. Mi piace. Poi abbiamo silenzio. Dove l'hai messo però? Ah, al posto qua. Ok, non so che dire però. Il pompa aiuta veramente tanto. Vabbè, teniamo così per adesso. Ok, caricala questa. E adesso si va. Però avevo ancora qualcos'altro da combinare. Un secondo, ragazzi. Intanto non volevo vedere quante pasticche abbiamo. Ne abbiamo 40, 60. Comodo, ragazzi. Va bene, ok. Aspetta un po'. Ah, non ci fa più tornare indietro, eh? Questo meno male che ho esplorato bene. Cioè, esplorato bene, per Dio, poi mi si sa quanta roba sto lasciando in giro.
Vediamo. Bel modo di usare i manichini. Ah. Vediamo. Fino al massimo. Ok. Vediamo. Ah, bene. Ok, ho capito. Ci hai lasciato qualcos'altro? No. No, va bene così. Se l'arco bisogna usarlo da fermo. Comunque, difatti io preferisco le armi da fuoco, dir la verità, però. Andiamo. Oh, una freccia. Al massimo. Anche qua ne posso portare solo. Solo poche. Va bene. Qua. Fai da vandalismo. No, però qua mi manca. Allora, raccogliamo due o tre funghi per fare il sugo. No, però. Allora, un banco da lavoro non c'è, no. Un tubo, devo prepararmi a sostituirlo, sto coso. Si sta rompendo. Vabbè. Ok, si prosegue, ragazzi. Vediamo dove ci manda. Sei? Vaffanculo. Cazzo. Riparo. Sono tanti, Dove siete? Basta con sta luce, continua a accendere la luce, ragazzi. Siete? Merda. Oh, non li vedo. Ok. Sei. Chi m'ha strillato? C'è ancora qualcuno, eh?
No. Credo di no. Oh, munizioni? Subito. Ok. I cani l'ho attaccato subito perché ho detto qua non si può. No, non mi piace la mazza da baseball. Massimo, ok. Dimmi guardare un attimo in casa. Questa va proprio forte come arma, però non riesco a trovare. Devo aumentare la capacità. Le capacità di quest'arma sono l'unica soluzione per portare, cioè, per portare più colpi, perché qua altrimenti. Ok. Oh, cazzo, lì. Vedi che c'è ancora qualcuno. Guarda che mira di merda. Dove siete? Sono tutti là sotto. Dove sei ora? Ah, l'ho vista. Dove sei? Ah, eccolo lì. Maledetti cani. Quanti siete? Un esercito di teste di quarzo. Mi hanno indicato la mia posizione, però. Allora, c'è la musichetta, quindi sono ancora da qualche parte i furboni. Basta questi cani però, eh. Dove siete? Tra la macchina non c'è niente. Cavolo. Allora, il cane non mi dà niente? No. Cos'ha? Ah, solo. L'imbragatura lì. Qua sotto, vero?
sei. Servono le munizioni, ok. Oh, sono da qualche parte e non riesco a trovarmi. Pavimento sfondato. Raccogliamo tutto, concentratissimo io. Eccolo lì. Hai capito? L'ho persa! Trovatela ed eliminatela. Ok. Guarda come sta. È qui! Di qua! Ah, continuo a accendere la luce io. Ce n'era un altro lassù, solo che... culo. Basta sprecare colpi, soprattutto. Questo così? Abbiamo fatto un bordello che tutto il mondo dovrebbe esserci sulle spalle, però... Wow. Fammi ritornare dentro. Prendiamo questa. Carichiamo anche lei. Togli questo, che adesso è inutile. Bene. Questa subito. Oh, i colpi non mancano. Posso fabbricare una di queste, ma fabbrico prima questo. Non si sa mai che l'altro lo troviamo. Poi, no. Teniamoci l'arco in mano. Non c'è ancora qualcuno, no? Ah, ok. Allora, munizioni. Bene. Allora, siamo dietro la casa. Laggiù è la nostra destinazione. Qui abbiamo seccato qualcuno, però. Ah, sei qua. Bene. Altro non c'è. Perché sento di nuovo che mi farà l'agguato. Comunque stanno cercando qualcun altro, quindi è sicuramente cosa? Sarà Tommy. La zona di battaglia proprio questa, eh?
sputtanare ogni tanto. Le orecchie tese. Aspetta un po', perché qua? Cos'è che non posso fare? No. Niente, no, è tutto a posto, solo che non mi tiene più quella roba. Ok. Subito. Questa. Dai. Sono riuscito a sbagliare. Ho quasi finito il tutto. Va bene, qui sembra abbastanza pulita la casa. Procediamo. Proviamo di qua adesso. Mattone. Qua dietro. Ah, qua c'era un bel nascondiglio però, con tanto di passaggio avrebbe fatto comodo. Però vabbè, me ne dovevo accorgere prima. Vai. Là sopra sembrava solo una cosa, ma niente. Procediamo. Ah, questa zona sembra pulita. Sembra che se ci avviciniamo verso il fumo è probabilissimo che ci siano altri nemici. Wow. Belle le case, come sono distrutte. Ok. Niente, si prosegue. Ah, mi confondeva la vista. Teniamo questo per adesso. Ok, allora, una e due l'abbiamo fatta. A questo punto c'è ancora una casa da questo lato? No, questa è stata impacchettata. E qua non si entra. Ok. Questo tratto sembra pulito. Allora, entriamo in questa ancora. Sì, è quella giusta. Ok. C'è niente. Non vorrei parlare troppo presto, ma non aveva neanche un infetto, quindi probabilmente la tengono pulita loro sta zona. Siamo proprio vicini a una loro base o qualcosa del genere. Eccolo lì, questi sì. Che posso fabbricare ancora quello, però aspettiamo prima di fabbricarlo perché potremmo trovarlo in giro qua. Guarda, un lettore DVD aperto, è rimasto così. Ok, qua abbiamo visto tutto almeno, credo. Allora, qua sotto c'è qualcosa o qualcuno? No. La cucina? Sì, ci sono già passato, ok. Via, su, andiamo sopra e vediamo che succede. Cioè, che cosa troviamo. Porte chiuse, porte aperte. Iniziamo con le chiuse. Oh. Cassetto, vediamo un po'. Ok. Qua. PC. C'è
Proprio i vari passaggi si può fare veramente in tante maniere diverse questa zona. Io ho scelto subito un approccio di arrivo e spara tutto quello che si muove. No, ho visto il cane, mi hanno fatto talmente, sai, ti trovano, che ho deciso di non dargli la possibilità di annusarmi. Solo che se, non hanno capito subito da dove l'ho attaccato. Quello mi è piaciuto, eh. Anche se la freccia diciamo che indica un po' la direzione da dove arriva, però è stato bello. Ok, eccola lì, difatti. Voilà. T'hai visto? Questi si trovano, mentre gli altri no. Allora, 32. Della robustezza, ok. Movimento, questo sarebbe comodo, incrementa la velocità. Dai, vado per questo che è ora di essere un po' più bravi a sparare. Mettiamo questo intanto in mano. Ok, abbiamo aperto tutto. Credo proprio di sì. Le porte che si chiudono. Niente, dai, via. Ok, un attimo e andiamo anche di lì. Però io da qua non riesco a vedere una ciuffola. Allora andiamo. Ah, questo da sull'esterno, bottiglia, passaggio, non lo so, adesso lo scopriamo. Nient'altro? Nient'altro. Salta fuori. Allora, la nostra direzione è là. E noi da qua non ci vediamo una mazza. Ok, niente, si va giù. Va bene, andiamo, proseguiamo nella direzione del fumo. Speriamo di trovare Tommy. Ah, questo ci mancava all'appello, però. Meno male che sono entrato. Qui. Va bene, poi. Ah, non ci ho fatto più caso a sta porta, probabilmente. Difatti. Ok. Niente, andiamo. Ah, di qua non si passa. Boh. Va bene. Andiamo di qua. Facciamo il giro di qua. Qui abbiamo esplorato tutto. Cos'è quella? No. Ah sì, credo di sì. Siamo entrati in quella e questa era l'ultima casa. Qua non c'è niente. Cavolo. Maledetto cane. Hai capito? Al culo però. Dai, per forza. Lo colpiva col tubo. Vabbè. Ok. Andiamo dove ci fa ricominciare però.
Quel cane, dovevo mettere il silenziatore. O l'arco. Adesso ne ho due silenziosi e mi sono dimenticato di usarlo, che scemo. Ah, continua, devo schiacciare io, comunque. Questo cane malefico. Il cane lì dentro. Nel garage! Eh sì. Dov'è sto garage? Hai visto? Erano lì. Allora, c'è solo più il cane? Il cane di merda, direi. Metti fuori la faccia, cane. Dove cavolo va? Che fai? Sei rimasto solo tu? Sei un rompipalle, cane. Voilà. Vediamo un po'. Dovremmo aver ripulito tutto, oltre ad esserci fatti massacrare, com'è? Dei ciucci e sprecare le cose. Che quello è importante, sprecare le cose. Allora, questo è da fabbricare di nuovo. Sì. Ok. Tu produci cose. Allora, recuperiamo un attimo. Aspetta, scusate, sbaglio tasti a casaccio. Ah, è vero, crea munizioni, crea munizioni. No, crea munizioni così. Subito. Poi 5 cambia arma, quante ne ha? No, è meglio questo per adesso, così abbiamo anche un'arma silenziosa. Anche se per adesso mi tengo in mano questa. Poi. Ah, ne abbiamo seccato un altro da queste parti, mi sembra. No, uno lassù. Sì, qualcosa c'era qua. Un mattone. I malefici mattoni. Che ci accompagnano. Qui c'era qualcuno. Ah, ok.
No, sbaglio, ragazzi. Vedetemi questi cavolo di tasti io. Ok, metti la pistola in mano. Vai subito tutto. Prendiamo tutto, tutto. Il cane poverino però rimaneva lì vicino al padrone. Aveva il padrone stronzo, ma lui non ne poteva niente. Però ormai era entrata nella. E lì non si ferma più quando deve uccidere tutto. Allora, vediamo qua. Altro colpo, ok. Vai per questo adesso, allora. Cosa ci stiamo dimenticando qua? Niente, perché è la zona che abbiamo già esplorato. Aspetta un attimo, sta casetta qui piccola, no, non c'è niente. Quindi abbiamo esplorato quasi tutto. Ok, sì. Praticamente tutto. Stiamo avvicinando alla zona dell'esplosione, ragazzi. Anche se io mi perdo a fare di tutto, cioè a esplorare, cazzeggiare, farmi uccidere male, tra l'altro. Ok. Qui, cassettino. Sì. Cosa posso fare che mi hai fatto? Ah, sempre quello, però aspettiamo, adesso ce ne teniamo lì uno. Non si sa mai. Ok, dovremmo aver preso tutto. A questo punto non ci resta che procedere in quella unica e sola direzione che è la porta. Va bene, vediamo dove ci porta. Allora, carica subito che non voglio perdere tempo dopo. Poi, questo non abbiamo abbastanza colpi. Questo teniamo questa. Come esco da qui? Potrei uscire da quella parte. Ho capito, ma non c'era bisogno. Ecco, vedi? Ho fatto bene a non fabbricarlo. Materiali, sì. Roba esplosiva. Banco da lavoro non ci farebbe schifo adesso per potenziare che altro la capacità della rivoltella perché. Ok, e si va di qua. Vai. Dai, ma non l'ho centrato neanche uno. Cazzo! Merda! Ma guarda come cavolo sto giocando male. Oh, non sono riuscito a centrare neanche uno con la bomba dei miei grandissimi. Solo quella? Sì. Però c'è ancora cane da qualche parte.
In gola? È andato questo. Questo devo farlo, devo indicarlo. Proviamo con l'arco prima di fare qualsiasi altra cosa. Se riusciamo a non attirare tutto il mondo. Sto sparando male, mi trovo. Io capisco che deve. Devo prendere un po' le capacità io con. Perché ci mette tempo a prendere la mira con ogni arma diversa, chiaramente sarà anche una questione di sviluppo. Però. Cane malefico. Allora, c'è ancora qualcuno, però. Li ho visti arrivare ma non ho capito. Allora intanto vabbè, da dove? Forse da lì. Niente, non si può passare che da qua. Niente. Che qua è bello marcio, vedo. Dove siete? C'erano proprio tanti in giro. Al volo. Solo che mi viene proprio più comodo. Almeno mi posso muovere un po' meglio con la pistola. Qui, schifezze, schifezze. Oh, non c'è nessuno. Ah. Sta musica. Molto Terminator. Eh sì, sono io. Non so. Ellie è diventato un Terminator. Però vabbè, niente, procediamo. Procediamo per gradi, però piano. Io prima ho. Dove cavolo è? Riesco a vederli. Forse di qua. Allora, una cavolo di auto è passata. Quindi qualcuno o qualcosa c'è. Questo cazzo di cosa non ha la porta? Ah, è qua. Non dicevo, non si può entrare. Non si può entrare effettivamente, però. Niente, bisogna procedere di qua. Vabbè, dai. Basta con sta cazzo di luce. Dove sei? Fanculo. Guarda
Maledetti. Non mi fido, però devo muovermi. Dov'è il cadavere? Ah, eccolo qua. Cos'è che posso fabbricare? Frecce? Sì, però vabbè, adesso non è il momento. Lasciamo stare. Facciamo che teniamo questa. Ogni zona è un piccolo scompartimento di combattimento. Ci deve essere ancora qualcuno, eh? Qua? Ok. Qualcuno l'avevo seccato qua, esatto. Niente armi. Vabbè, peccato. Procediamo. Noto che però di... non ce n'è proprio infetti qua in zona, eh? Neanche cadaveri di infetti. Ok, mangiare. Che va sempre bene. Allora, lei era lì sopra, sì. Quindi la nostra strada è quella, non c'è nient'altro da fare, sicuro. Cioè, guardiamo bene la casa prima. No, non c'è nient'altro. Ma dove cavolo sei? Con questa voce orrenda. Niente. Vabbè, andiamo. Forse... merda. Oh, merda. Al culo. Hai rotto tre quarti, però. Allora, cos'è che devo fabbricare? Solo le frecce continua a darmi fastidio quel simbolo, però va bene. Per fortuna siamo parecchio robusti, a noi le pallottole fanno, non fanno un granché male. Però... di qua? Sì. Dobbiamo stanarla! Oh, secco. Cazzo. Cazzo, quei tasti. Non riuscivo a mettere quello che volevo. Mannaggia, oh. Muori male. Aspetta un po'.
Mentre che siamo qua devo fabbricare tutto quello che ci può servire. Che è questo, uno. Al volo, che lo rende più robusto. Poi questo sarà... no, sbaglio ragazzi. L'agitazione poi non mi fa fare per niente le cose bene. Ok, spero solo di aver fatto bene. Questa ce l'abbiamo tutto. E questo lo creiamo al volo. E pompa adesso. Adesso fatemi vedere un po' che avete qualche arma voi. Ci siamo respirati tutto il gas. Siamo immuni anche al gas noi. Trappolone, però furbi. Ok, ne abbiamo fabbricate due. Niente, per adesso teniamoci questo. Andiamo solo in bene in zona, perché a me servono tutte le munizioni, armi o cose varie. Ah, per fare i pesi, guarda il cabinato. Oh, quale sarà? Va bene. Altra roba, aspetta, stavo già dimenticando. Niente, dovremmo aver preso tutto a questo punto. Tolto, ah beh, la mazza. Schifezze varie. Voglio essere sicuro, ragazzi, che mo salgo sopra, lo so che siamo messi un po' male. E a questo punto però... allora, intanto fammi capire se sopra c'è qualcuno. È probabile, vero? Per adesso tengo il pompa, proprio per una questione. Un'intrusa qui! Dove siete? Armi da fuoco non è una cattiva idea, più che altro munizioni, vero? Non abbiamo nient'altro che questa strada, ok? Sono tutti di qua. No, sbaglio. E a questo punto si fa cambia arma e metti questa. Anche se è meno pratico. Vabbè, vai. Vai, vai! Deve scappare! Dove sei? Mi stavi vedendo per un attimo. Oh, non riesco a percepirlo. Di qua tanto vabbè, non c'è niente. Dove sei? Non deve scappare, penso che stia... Non possono scappare! Avanziamo! Dove siete? Devo muovermi con cautela, che non ho più tante armi. Munizione, più che altro. Ah, è quella la macchina, credo, ok.
Dove siete? Niente, dobbiamo scendere. Voilà, catturati. Chi è? E tu che cosa ci fai qui? Guardalo. Come potevo lasciarvi da sole? Jesse. Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. E che cos'ha? Sta bene. Vediamoci. È andata di là. Cazzo, sono tanti. Guarda che sto, non me l'aspettavo, ragazzi, proprio non me l'aspettavo lui. Ti fa male la gamba? No, non è niente. Sta una meraviglia. I miei amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la predica. Sei un coglione, lo sai, vero? Sì. Ok. Vedi il furgone. È questo il piano? Dobbiamo andarcene da qui. Ok. Sei pronta? Ok. Sì. Ehi, usa la testa. Ragazzi, okay, so. Che cazzo stiamo cercando? Ragazzi, ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua perché 30 diventa troppo lunga la puntata, l'ho già capito. E poi sono presissimo comunque, va bene. Ma vi saluto, vi ringrazio di essere rimasti con me e vi invito sempre a tornare a iscrivervi sul mio canale, commentare e condividere. Ragazzi, ciao a tutti e alla prossima.